And you might hate this, but I really want you to think about it. If you are killed, what message do you leave behind to the Russian people? Le quotidiane cronache della Russia hanno fatto conoscere a molti la figura di Alexei Navalny, il principale leader dell'opposizione a Putin, benché in pochi probabilmente conoscono la personale odissea della quale è stato protagonista. Un'odissea che ha la propria origine nel tentato omicidio subita nell'agosto del 2020 e che il documentario di Daniel Roer ricostruisce minuziosamente, restituendo così allo spettatore tutte le tappe di un itinerario esistenziale straordinario quanto imprescindibile per comprendere una parte fondamentale del conflitto Russia-Ucraina e che riguarda specificatamente il metodo Putin. Experience the unbelievable true story of the man who took on Putin and lived to expose the truth. Putin tried to kill him. Come on, poisoned. Il secondo lavoro del 29enne regista canadese parte infatti come documentario di carattere investigativo che, cercando di far luce sull'avvelenamento da Novichok subito da Navalny, si connota ben presto di una cornice spy thriller, spostandone conseguentemente gli orizzonti su un livello ulteriore. Perché il film, grazie all'intervento di Christo Groziev, giornalista bulgaro che svolge indagini per conto dell'agenzia Bellingcat, si trasforma ben presto in uno straordinario documento per comprendere meglio non solo la Russia contemporanea e i criminosi metodi adottati dal suo zar per sopprimere ogni opposizione interna, ma anche, e qui sta forse il suo pregio maggiore, la guerra di strategia in atto tra spionaggio e informazione, tra l'occultamento delle prove e i tentativi di recuperarne le tracce, ovvero sulla quotidiana battaglia tra il vero e il falso nel regime di post-verità con il quale siamo costretti quotidianamente a confrontarci. Navalny, insomma, non è, come a qualcuno potrebbe sembrare, solo un instant movie su uno dei casi più eclatanti degli ultimi anni, ma uno dei lavori più nitidi e penetranti del cinema recente, perché ci dà la grande opportunità di osservare da vicino i meccanismi di cui si serve il potere per perpetuarsi, così da permetterci di fissare il male e la sua ottusità.